Ripartiamo dall'inizio. Chi era Jack Simon? Era un marine. Un marine con cui ha avuto una relazione? Molto tempo fa. Secondo la CIA, Jack Simon era il fantasma bianco, un civile occidentale che aiutava i talebani. Si sa quanto siano esatte le notizie di cui dispone la CIA. Il suo fidanzato era il fantasma bianco. Non è mai esistito il fantasma bianco. Quindi lei ha viaggiato per mezzo mondo, per diversi mesi, in base a informazioni false? Sì, purtroppo. Durante quel viaggio lei è stata rapita dai talebani. Come è accaduto? In che senso come è accaduto? Spieghi per quale motivo uscì dalla base operativa da sola. Seguivo una pista, tutto qui. In territorio nemico, da sola. Senza dire a nessuno dove era diretta e che cosa doveva fare. Scelta stupida o intenzionale? Ad ogni modo è costata ai contribuenti svariati milioni di dollari la conseguente operazione di recupero. Compreso il milione di dollari in contanti dato ai rapitori. Un fatto del tutto straordinario, considerata la politica governativa di non negoziare mai con i terroristi. Alla minima idea di quante armi, bombe e morti americani produrrà il denaro del riscatto? E lei ha idea di cosa ho passato durante la prigionia? Ah, era ora. Avete finito? Ammesso tutto per bene a verbale? Forza, tocca a me. Basta così per adesso. Ci faremo risentire. Ah, mi dispiace per voi, io so dove sono i cadaveri. Conosco anche la formula della più famosa bevanda al mondo. Sì, proprio quella segretissima. A presto. Come stai? Molto bene, perché? Non lo so, che ti hanno chiesto? Di Etty, dell'Afghanistan. Me ne vuoi parlare? No. Ho scoperto che mi è di grande aiuto poter parlare di quello che mi opprime. Per me non funziona quando sei tu che mi opprimi. Touché. Però io dico sul serio. Fra partner non ci sono segreti. Partner. Lavoriamo insieme, siamo partner. Dai, batti 5. Forza, non farmi aspettare. Mi hai solo sfiorato. Deve essere un bel colpo, altrimenti non vale. Oddio, vieni qui. Non è niente. Vorrei soltanto dimenticare. Lo so, lo so. Vorresti, ma non ci riesci. E più cerchi di dimenticare le cose brutte, più ti tornano in mente. Dovresti tirarle fuori. Dovresti affrontarle. Ma ci vuole tempo. Sono più forte di così. Lo so, sei più forte anche di me, una roccia. Anche con questo adorabile nasino. Ecco fatto, ecco fatto. Nel momento serio, è svanito. Non fa niente. Ce ne saranno altri. Va bene.